Cioè, un po' mi dispiace per Zeb che abbia smesso di fare video, perché altro, i video erano incredibilmente intrattenenti. E nonostante fosse una persona un po' del cazzo, però i suoi video erano indubbiamente super intrattenenti, per quanto mi riguarda. Fatti vedere la mod dell'auto? Vediamo se trovo qualcosa. Forse avevo visto qualcosa. Sì, lui era incredibilmente carismatico. C'è questa mod che vedo in questo momento. Non è l'auto di Fallout 2, però sono delle auto guidabili. So che voi non state vedendo in questo momento, eh. Sto cercando appunto il video prima di... video. All drivable vehicles. In realtà penso che ci siano un bel po' di mod che permettono di... L'olio di ricino faceva diventare fascisti, non penso. Ok. Io personalmente non l'ho mai seguito dato che sono un trentino dell'altra sponda, quindi non credo che sia intelligente seguire un omofobo. Capisco che ti possa dar fastidio o che tu possa cambiare idea su una persona se non sei d'accordo con le sue opinioni, con le sue idee o se è semplicemente un pezzo di merda. Io non mi faccio problemi. Sinceramente, se un contenuto, se un prodotto, se io, a me piace un prodotto e quel prodotto è prodotto da una persona di merda, a me me ne frega il cazzo. Il prodotto mi piace, lo seguo, lo guardo, quello che è. Poi capisco che per alcuni può essere un problema, per me no, sinceramente. Non ho mai trovato un problema, una cosa del genere. Aveva il perk, il carisma al massimo, quello intelligenza zero per me. E minimo è uno, minimo è uno. Però sì, ci sta. Ciao Mortal Tony, siamo praticamente in chiusura in realtà. Però stiamo facendo una chiacchierata prima di chiudere. Se Mussolini fa le live di Isaac, interessanti, lo seguo. Se mi piace, why not? Bisognerebbe valutare il contenuto senza pensare troppo all'autore, anche se non è... Sì, non è facile, assolutamente non è facile. Possiamo dire a mani basse che ci siamo divertiti tutti a guardarlo. Sì, Zeb era una specie di clown vivente. Però era bravo a fare il clown. Non è un gioco uno strano. Sì. Era lo scemo del villaggio pochi cazzi. Sì, però era divertente. Ma lo faceva anche apposta, secondo me. Non era solo uno scemo del villaggio. Fatto anche coming out in chat, nice, ma chi se ne frega, sinceramente. Voglio dire, per me uno può essere gay, transessuale, mi frega proprio un cazzo. Cioè, benvenuti, ovviamente, mi frega proprio niente, però. Pace l'anima sua, ma chi? Ma chi pace l'anima sua? La gente secondo me si fa troppe seghe mentali per l'orientamento sessuale delle persone. Non capisco il motivo. La gente dovrebbe imparare a farsi i cazzi proprio a volte. A Zeb. Ah, ok, sì. Beh, non è propriamente morto, però. Io tra non molto penso di fare la crociata Zeb 89, nel senso che vai a Bibbiena a visitare i luoghi. Non nel vero senso della parola, no, letteralmente no. Ah, ok, ho capito. Accendiamo un lume sulla tomba di Zeb. Bibbiena, non Bibbiana, è diverso. Infatti, banalmente, finché non disturbi gli altri, puoi fare quello che... Sì, assolutamente. Non i cazzi proprio, ma i cazzi di chi vuoi, vagina di chi... Sì, insomma.
Io ho abitato a Bibbiana, se vale lo stesso non penso. Se non è in Toscana, no, sicuramente no. Perché con senso di maggiorenne, sì. Cos? Quello è la fine della crociata, però. Ah, è vero, sì. Sì, accendere il lumino, sì, assolutamente. Non so se l'hanno fatta veramente, sarebbe figo se la facessero. Vabbè, dissing che ha fatto Zeb non li batte nessuno. Più o meno, in realtà. A volte diceva roba delirante, però, eh. Veramente. Zeb ha compiuto lo strano nella storia di YouTube Italia. Non discrimino Batman perché BDSM mezzofilo. Va bene. Sinceramente, ho smesso completamente a seguire YouTube da tanti anni, con pochissime eccezioni, te compreso. Capisco in parte. In realtà no, perché io passo tipo 24 su 24 su YouTube a guardare video, quando non li faccio io, ovviamente. Però effettivamente, adesso che ci penso, la maggior parte dei video che guardo su YouTube sono re-upload di live di Twitch. Però, boh, è particolare la cosa. Tanto c'è casino di fondo, non penso che sia troppo fastidioso, però dovrebbe esserci un rumore di fondo, penso che sia sia il computer che il ventilatore, se non ci sono entrambi. Visto che ci sono, provo a cambiare la categoria. Metto just chatting, che mi crea problemi Twitch, non penso però. Facciamo 5 minuti di chiacchiera, qualcuno vuole parlare. Io sono 24 ore su... No, no, su UP no. Opinione impopolare, l'armatura atomica dell'enclave di Fallout 3 è meglio di quella di Fallout 2 New Vegas. Non so se è un'opinione impopolare. Una ventolina ma non dà fastidio, ok. Beh, così forse è meglio. Ecco, vedo meglio la chat qua. Devasta roba. Su Fallout 3 l'enclave era molto forte. Abbastanza in realtà. Nonostante appunto venga. Vabbè, effettivamente sì. Vengono. Alla fine sono stati sconfitti soltanto perché c'era Liberty Prime, altrimenti non penso che sarebbe stata sconfitta l'Enclave, eh. Senza Liberty Prime. Se vuoi finire Fallout Tactics, un'impresa secondo. Soprattutto l'ultima quest. Dici? Non è molto incoraggiante. Sentito del hackeraggio dell'account di Crew sul server? Sì, ho visto. Ho visto. Però penso che abbiano risolto comunque. Tipo, avevano messo privati tutti. Cioè, il hacker aveva messo privati tutti quanti i video. Aveva messo una live di Elon Musk che parlava di criptovalute completamente a caso. Va bene. Non capisco queste cose. Su YouTube segui qualcuno in particolare? Ma guardo la lista di cui sono iscritto. La lista delle persone a cui sono iscritto, dai. Non con Razzoffo Live, ma con Razzoffo. A parte Crackback, a parte quello. Che effettivamente il primo video che mi è uscito è quello. Ci sta. Poi faccio una cosa. Ok. Qualcuno oltre a me ha vissuto in Bitcoin? No, non mi interessa investire in Bitcoin, sinceramente. Dove vedo le... Merda, c'è la chat sopra, non vedo la tab iscrizioni. Non la vedo. Credo che sia questa. Credo che sia questa. Sì, l'ho presa. Gestisci. Allora, beh, c'è Andrew, va bene. Andrew seguo su YouTube. Cartoni morti ogni tanto. Non guardo tutti i video, però sì. Cianciangquilla, da guardare tutti i video di Cianciangquilla, assolutamente. Guardate tutti quanti i video di Cianciangquilla. Mi piace un sacco. Croix89, Croix89, non ho mai capito come si pronuncia. Insomma, Marco Merino. Ovviamente seguite anche Andrew, assolutamente, che passo dovremmo salutarci.
Sidonia lo seguo abbastanza assiduamente. A volte mi riguardo video che ho già visto. È molto rilassante la voce di Sidonia, devo ammettere. Mi piace un sacco. A volte metto video di Sidonia per andare per dormire. Vedrai quanto è surreale i mutanti che fanno la confraternita. Ok. Ci sta. Il canale da Remote Archives. Io seguo principalmente Gematria, non so chi sia. Pugalo, non so chi sia. Parliamo di videogiochi, ok. E per chi in Italia, ok. Sul server ci stiamo arrivando. Siamo. Sì, comunque sì. Anche sul server non tutti i video. Però ultimamente non li seguo molto. Però sì. Falconero. Fabio Caressa, vabbè. Ci sta. Poi ci sono tutti quanti i canali a cui sono iscritti delle mod di Fallout interessanti. Oh no, c'è Gabriele. Chissà sa, Gabriele. Non mi ero dimenticato di essere iscritto a quel canale. Goober. Idiot Camel. Da che parte stai? In che senso? Che senso da che parte stai? Mi sono perso il discorso forse. Prendi con successo una volta ho provato Takedown Red 7, una cagata pazzesca. Ce l'ho anch'io Takedown Red 7, l'ho giocato anch'io. Anzi, ogni tanto c'è gente che lo gioca sul server Discord, quindi. Punto esclamativo Discord per entrare nel server Discord. No, no, Gabriele. Matthew del tubo, quindi è quello lì che ripubblica alcune spezzoni come fazione. Io sinceramente non mi identifico in nessuna fazione. È un po' come in politica? No, no, apolitico. Ribecchiamo questa definizione molto utilizzata nel periodo della Germania fascista. Che importa, nonostante ultimamente non faccia più video, perché appunto ha smesso di fare video. Crackback. Che succede? Che state facendo? Ah, vai che continuate a spammare il coso. Esco la foto della mia capanna sul server disco, non penso. Stai con te stesso come Boon, sì. Sì, ci sta. Lenny Freebooter è un freebooter che mi piace molto di dare moccia. Morte Bianca ti piace? Lo trovo un po' noioso, sinceramente. Non mi intrattiene, i suoi video non mi intrattengono. Poi non mi interessa creepypasta, non mi interessano anime, manga, non seguo, quindi. Principalmente mi sembra che lui parla di quello, no? Quindi non seguo. Il canale di Olgen, Padanian Shitposter, ora sono iscritto anche. Parliamo di videogiochi. Candy Goldo, seguite Candy Goldo. Lui è un grande appassionato di Fallout, lo so. Però appunto, non per quello sono obbligato a seguire i suoi video. Anzi. L'inspiegabile no. So chi è, però. Morte Bianca è bello. Invece quando parla di politica l'ignoro, ho idee estremamente diverse dalle sue, ho capito. Vabbè, Sabaku, giustamente. Sabaku uno mai, uno pure Ei hanno su prima. Round to Twitch, per chi lo segue, lo conosce. Che è il secondo canale di YouTube. Che cazzo di canale è? Non me lo ricordavo neanche che esistesse. Solid JJ. Chi è già? Ah, sì. Ok. È abbastanza famoso in realtà. Poi c'è l'Universum. L'Universum. A tenere d'occhio Universum. Victor Laszlo, anche se non guarda tutti i video. L'unico video che ho visto sono quelli di Fallout. Ah, ok, ho capito. Come si chiama la ragazza a cui abbiamo fatto raid ieri? Slayer Digital Art, sì. Non mi sembra che sia su YouTube. Se mi hai invitato video di Sabaku, ho visto un video di Marina, ho riso dal secondo non più. Ah, ho capito. YouTube Games, no, non è quello il secondo canale di YouTube, si chiama proprio il secondo canale di YouTube. Il secondo canale di YouTube. Fatti capire, quello lì dove c'è quel video lì di. Aiutate YouTube. Come si chiama? Quello lì dove giocava Skyrim, fatti capire. Video vecchissimo. Faceva vlog, sì, è vero, faceva vlog lì.
Perciò Yotobi, va bene, Yotobi. Più che altro poi basta, penso. Non penso ci sia molto altro. Seguite Candy Goldoe, youtuber belga che porta Fallout in francese, però ci sta. Ora mi guardo un film eccellenza. Ti guardi il film della Universum. Guardate i film dell'Universum. Quelli sono i film della Madonna. Io sono iscritto a Dark Angelcraft. Ah, è vero. C'è anche quello. Ci sta. Ci sta, insomma. Vabbè. C'è un po' di notifiche. Non c'è niente. Simpatica queste cose. Nel senso che dopo averli finiti vedi la Madonna elettrica. In che senso? Che senso? Non ho capito. Ti riferisci a quella, ovviamente ti riferisci a quella di Silent Hill, ma non ho capito a che ti riferisci. C'è il canale dei ragnosi di cui di stessi parlano e caricano poco. Ci sono un sacco di canali di quelli sul server, di cui molti non sanno nemmeno la loro esistenza. Casi umani su Reddit colpiscono ancora. Cioè? C'è qualcosa di strano? Non faccio caso, tu hai detto i film dell'universo sono una Madonna. Ah, ok. Una Madonna. Non la Madonna. Ah, poi c'è ovviamente Red Flame Fox, anche Red Flame, non so se l'ho detto, Red Flame Fox comunque anche se ti collega tutto. Ne sono così tante che ne hanno 3 più 2 Sinergo e una Red. Ce n'è molti di più. Ce n'è molti di più. Ce n'è molti di più. Ovviamente non mi metto ad elencarli, però ce n'è molti di più. Solito caso di umano di Reddit che mi insulta. Non ci sto su Reddit, quindi non so. Sì, c'è Ben Grimes che sembra di Sinergo, lo so. Se mi uscite del topo di Parmareggio, mi viene un video di Red Flame Fox. Non era il topo di Parmareggio, era. Non so, la trovo su YouTube. Come cazzo la. Come lo trovo? Come lo cerco? Hai dato la barzelletta? Grazie, treno. Momento barzelletta. A proposito di topo della Farmareggio. Allora. Momento barzelletta. Prima, alle 2 di notte, ci sta. Ovviamente ti faccio scegliere la categoria della barzelletta. Che sono sempre quelle 5, ovvero cattivelle, assurdissime, allo zoo, a scuola oppure i colmi. Dimmi pure. Treno. Fammi sapere. Ma sapete che la pubblicità di Brioschi con il cinghiale della pancia l'hanno fatta a Reddit e Sinergo? Ah, no, quello non lo sapevo. Pronto di scontarci si fa creare addirittura. Vedo che stanno aumentando gli spettatori per la barzelletta, ci sta. Cattivelle, ok. Cattivelle. Cattivelle. Ah no, questa l'avevo già letta, se non sbaglio, ok. Un complimento incompreso. Due amici si incontrano. Uno dice: "Ehi là, ti vedo bene oggi." E l'altro di rimando: "Perché? Ieri non avevi le lenti a contatto?" Goodbye. Non parlare del fatto che Morte Bianca ha criticato il fatto che sul cartone Anastasia, il padre era protagonista. Lo zar Nicola era rappresentato come una persona buona e amorevole nonostante i massacri che faceva con i rivoluzionari russi. Ma non ci vedo un problema. Pur se fa, fa, pur sempre fa più ridere dei cinepanettoni. Sì, ci sta. Devo mettere che effettivamente sì. Nonostante sia una merda. Aspetta, forse lo trovo. Ralph Folletto, ok. Esce? Sì, c'è. C'è. Nessuno ci vede un problema, solo lui ce lo vede. Ok. Vi metto.
un attimo una stronzata, che era quello a cui mi riferivo prima. Dovrebbe apparire là. Esatto. Ops, non c'è audio. Chiederlo a te è stata un'idea di Ralph. Sei un eroe, Ralph! Credo che mi spetti un minimo di riconoscenza! Ralph! Concedigli un po' di gloria, Lisa. Dopotutto, è Ralph. Ralph! Sei stato magnifico, ragazzuolo. Ora sai bene quello che devi fare. Da fuoco alla casa. Bruciali tutti! Posto. Ralph è dimenticalmente il personaggio più intelligente della serie. Ok, sono molto più triste adesso, capito. Banalmente video su Monty Python sull'unità di fare. Ok. E non mi esprimo, non ho visto il video, quindi. Per tornare in padre perché ho peccato quando ero poco su dove ci sono i divertenti. Mi è venuta a voglia di Simpson. Una delle poche cose belle che c'è su Disney Plus sono i Simpson, proprio vedete tutte le stagioni. Faccio vedere una foto di Easy Pete, ho bisogno di forza. Con o senza cappello? Chiedo a Ares Blade perché è lui che l'ha chiesto. E non seguo roba di Star Wars, quindi non ti so dire. Senza, ok. Eccolo qua. Il film dei Simpson come lo consideri una mezza cagata? Non l'ho mai trovato divertente, se devo ammettere. Se non sbaglio, è uscito in quel periodo in cui i Simpson stavano calando di qualità. Se non sbaglio, eh. La battuta di Spider, porca, non mi ha mai fatto ridere. Ma mi ha sempre fatto cagare anche da bambino. Comunque sì, il nostro Easy Pit è qua. Vedete anche il cursore? Sì, lo vedete, ok. Diciamo che è stato uno spartiacque nella qualità. Sì. Effettivamente, ascoltando la mia anima. Allo sguardo come la Mona Lisa, un po' nostalgica, ma può sembrare accendere un sorriso. Effettivamente. Questa qui è da appendere, da mettere un confronto con la Mona Lisa, effettivamente, questa. Quest'uomo conserva dentro di sé un potere capace di distruggere l'universo intero. Ok. Insomma, Easy Pit è decisamente troppo forte. Era una città nascosta, ok. Nel tempo chiudo. Che cazzo di foto è questa? Ma Dio mio, che spavento. Grazie mille a Federico per il follow, grazie mille. Questa è la top foto della vita. Questa è una foto. La foto che rappresenta tutto, rappresenta l'universo. Questa è probabilmente stata una foto che è stata scattata al momento in cui è stato creato l'universo. Sono abbastanza sicuro. Insomma, paradiso be-like. Per ringraziarti Easy Pit, ti ha mandato un fedele a seguirti assolutamente. Grazie a Easy Pit e grazie a Federico di nuovo. Va bene, abbiamo visto Easy Pit. Siamo passati dalla Mona Lisa alle feste di compleanno. Quando hai fatto una foto viene religiosa. Oh no. Non vedrò mai più Easy Pit con gli stessi occhi adesso.
Una teoria interessante, eh? Avrebbe anche senso, forse. Nello spazio si sente anche il rumore di impianto di inspiro. Perché non ci abbiamo pensato prima? È uguale, effettivamente, sono un po' più abbronzato, però. Torna tutto, assolutamente. It all comes together, tutto quanto. È una grande trama che si unisce, effettivamente, ha assoluto senso. Va bene. In quel caso Sandy Smiles è la metà dei personaggi, sì, effettivamente. Ok. It's all come together, sì. Chi c'è Yen è sempre verde. È sempre verde chi c'è. Esiste sta cosa? Tocca fare una run su New Vegas così. Ma esiste sta roba? Dove la posso scaricare? Aspetta un attimo. Ah, non è in elenco sto video tra l'altro. Aspettate, adesso ve lo faccio vedere. Non il cazzo ovviamente, però. Dove cavolo lo trovo? Cosa diavolo? Aspetta, forse devo fare così. Che non mette nessun link sto bastardo. È questa? Eccolo. Dov'è? Ho trovato la mod della vita. Tutti gli NPC sono easy pit. Il mondo non è pronto per questo. Vi metto il link in chat, va? Visto che ci sono. Ah no, però devo fare un casino. Vabbè, questo è il link comunque. Lo vedete qua su? Sì, lo vedete. Ah no, lo metto su Discord a questo punto. Lo metto su Discord. Easy pit run obbligatorio, assolutamente. Lo metto su Discord. Non posso metterlo nella chat. Ah no, sì, forse sì, in realtà. Vabbè, lo metto sia qui in chat che su Discord. Voi vedete. Ah, voi vedete questo. Che mo ci sarà l'inception di me stesso dentro me stesso dentro me stesso. Quindi facciamo così. Bam. Multiverso è appena stato creato, esatto. Bam. Lo metto anche su Discord. Però non vedo un cacchio. Lo metto in livestream. Anzi, lo metto in mod, giustamente, ma una mod. Mods. Bam, l'ho messo. L'ho messo. Però va su NVSE, è un casino per poter scrivere. Ah, vabbè, non lo so, poi. Vedete voi se riuscite a farla funzionare. Lord of Late Night, esatto. È stato spettacolare, bellissimo, un tocco degli dèi, sì, assolutamente. Va bene, ci siamo fatti praticamente quasi un'oretta di chiacchiera. Ci sta, dai, potremmo farlo anche più spesso, una roba del genere. Magari forse è un po' tardi per farlo, magari nelle live pomeridiane si può fare una roba del genere, ha più senso. Anche, che ne so, fare qualcos'altro oltre a...
giocare e basta. Un po' ti stanca alla fine. È stato carino, dai, è stato carino. Porterei questa mod. Non penso. Se la porterò non a breve, sicuramente. C'è un bel po' di roba da fare nel mezzo, eh. Un'estate quando con le serali. Sono più fresco. La saluto, eccellenza. E vediamo se. Vediamo se c'è qualcuno che possiamo raidare. Dario Moccio. Dario Moccio, vai. Va bene. Allora. Ok, tutto pronto. Grazie per essere rimasti fino alle 3, 2 di notte, non alle 3, 2 di notte. Grazie per la chiacchierata finale anche. Grazie per tutto quanto. Goodbye a tutti quanti. Noi ci vediamo giovedì. Giovedì? Sì, giovedì alle 23 con Fallout 2. Continuiamo Fallout 2 assolutamente. Grazie per tutto, io vi saluto, ci vediamo alla prossima. Ciao. The cry, and nobody's crying but me. Friends all.